È rimasta una coppia in vetta al campionato pugliese di C-Silver. Fatale a Bisanum Sunshine Vieste il derby con Allianz Udas Cerignola, che espugna l'Omnisport dopo un tempo supplementare per l'unica affermazione esterna della 22esima giornata. Prosegue dunque a braccetto la marcia in vetta di Edil Frata Nardò, che ha regolato Libertas Altamura e Diamond Foggia, vittoriosa su Nexion Now, comunque trasformata dal neo arrivato Robinson. Il primato virtuale spetta comunque i salentini, che hanno già riposato e vantano una gara in meno. Buon momento per Webin Angel Manfredonia, che divide il quarto posto con Udas dopo il successo casalingo su Fasano. Consolida il piazzamento ai margini della zona playoff Adria Bari, che batte in Event of Fire Lecce, mentre strizzano l'occhio all'ottava posizione ancora occupata da Juve Trani, che ha riposato, Cessistica Ostuni tornata alla vittoria contro Invicta Brindisi e l'altra cerignolana Ecolav Olimpica, che ha costretto Valentino Castellaneta al nono KO di fila. In coda l'unico sussulto è di Kribel Francavilla, che s'aggiudica l'incerto incontro con Tecno Switch Ruvo, staccandosi dal fondo e issandosi in terz'ultima posizione. In Serie D l'imbattuta capolista Fascorato sfonda ancora una volta il tetto dei 100 punti in casa di Assi Posedone Brindisi, ma nuova pallacanestro Ceglie continua a tallonarla dopo aver ridimensionato mezzopiano Molfetta. In terza posizione da sola c'è ora anche Despar Murgia Santeramo, unica fra le inseguitrici a vincere nel 17esimo turno grazie al largo successo su Olimpia Rutigliano. Cadono Masseria Santa Teresa Monopoli, che subisce al Palapsiam la voglia di riscatto di Ciaurri Mesagne, e Rosito Caffè Barletta, seccamente battuta in casa da Pallacanestro Lecce e agganciata da Anspi Santa Rita, che ha sconfitto Calimera. Bene Angiulli Bari contro Aurora Brindisi, così come Virtus Taranto in casa di Club Giganti Cisternino. Un successo che vale agli ionici l'aggancio di quella di Coach Marzulli a quota 14.